Visibilmente emozionato, Monsignor Alfonso Raimo, durante la celebrazione questa mattina, 1 giugno, presso la Cattedrale Primiziale di Salerno, del rito per la sua ordinazione episcopale. Nominato lo scorso 30 aprile da Papa Francesco, vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Salerno, Campania e Acerno, con sede titolare di Termini Imerese, da 4 anni collaborava con il nostro arcivescovo in qualità di vicario generale dell'Arcidiocesi. A presiedere la celebrazione eucaristica, l'Arcivescovo di Salerno, Campania e Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, con accanto i vescovi co-consacranti, Sua Eccellenza Monsignor Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, e Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, Vescovo di Teggiano Policastro, alla presenza di circa 20 tra arcivescovi e vescovi provenienti non solo dalla Campania, tra cui Sua Eccellenza Monsignor Peter Cifurca, Vescovo della Diocesi di Dedza nel Malawi, nonché delle autorità civili e militari, sindaci e rappresentanti di altre religioni. Sono trascorsi quasi 26 anni dall'ultima ordinazione episcopale di un membro del clero salernitano, ha esordito Sua Eccellenza Monsignor Bellandi. L'evento di oggi, dopo così tanto tempo, è da leggersi quindi anzitutto come un segno di particolare attenzione e affetto che il Santo Padre ha tributato con l'elezione di Don Alfonso alla nostra chiesa locale, custode delle spoglie dell'Apostolo ed Evangelista Matteo. E proprio rivolgendosi a Don Alfonso nell'omelia, l'arcivescovo, oltre a delineare il primo dovere come vescovi, ossia annunciare agli uomini e alle donne del nostro tempo la luminosa verità di Cristo e proporre la gioiosa esperienza della comunione nella Chiesa, con la gioia del Vangelo e la libertà, la franchezza, la paresia della testimonianza, sottolinea le forme con cui dovrà esprimersi il suo ministero episcopale: fedeltà alla successione apostolica, annuncio evangelico, custodia del deposito della fede, comunione ecclesiale con me e con gli altri vescovi sotto la guida del successore di Pietro, cura del popolo cristiano e dei suoi ministri, accoglienza dei poveri, ricerca di quanti sono dispersi, costanza nella preghiera. Lascia che, ha concluso infine Monsignor Bellandi, insieme a quella della fede e della carità, sia la virtù della speranza a guidarti e a sostenerti. Questa virtù che hai voluto richiamare tanto nel tuo motto episcopale, la speranza poi non delude, quanto nello stemma attraverso l'immagine dell'ancora. Infatti, come l'ancora attira e tiene salda la nave anche in mezzo a un mare tempestoso, così, scriveva il poeta Peguy, la piccola speranza attira la fede e la carità. È piccola e umile, ma è lei che fa camminare, perché il suo fondamento è ciò che di più fedele e sicuro possa esserci, l'amore che Dio stesso ha riversato nei nostri cuori. Particolarmente suggestiva poi la liturgia dell'ordinazione, con gli impegni pronunciati dall'eletto e la consegna da parte del vescovo consacrante del libro dei Vangeli, dell'anello, della mitra e del pastorale. Al termine della funzione, Monsignor Raimo ha rivolto un personale saluto alla comunità presente, nel quale ha detto di amare la Chiesa tutta, Madre, sacramento universale di salvezza, Chiesa per sua natura e missionaria, capace di guardare al futuro, in dialogo con le diverse espressioni dell'umanità, Chiesa capace di versare sulle ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Ringrazio tutti, ha concluso Monsignor Raimo, anche gli esponenti delle diverse confessioni religiose qui convenuti e con cui da tempo sto intrecciando un dialogo proficuo di collaborazione. Amo questa Chiesa e mi impegnerò a farla diventare sempre più bella.